Ciao a tutti ragazzi di Iron Farm, ben ritrovati in questa 73esima puntata della serie North. Iniziamo subito in vendita uova, perfetto, che è già un po' che non le andavamo a vendere. Allora, si sta per concludere un'altra giornata di lavoro, come vedete è sera, ma anche se è buio noi non abbiamo il tempo di fermarci perché dobbiamo fare un po' di vendita di prodotti, dobbiamo fare il nostro quotidiano ritiro prodotti lavorati in giro per le nostre aziende e andarle appunto a vendere. Qua non ci passiamo tanto bene, però va bene lo stesso. Questa serie qua praticamente la facciamo diventare la serie posizionabile, insomma la North Brabant è la serie con la quale ho iniziato a registrare video, quindi siamo già alla 73esima puntata, vuol dire che di video sulla serie North ne ho fatti veramente tanti e diciamo che forse per i nuovi iscritti no, ma per chi mi segue da tanto tempo poteva iniziare anche a diventare un po' pesante da seguire, nel senso che che c'era voglia di novità nell'aria. La novità nell'aria è arrivata con la serie Old Italy, che sta avendo un gran successo. Praticamente siamo sulle 5.000 visite a video e non è assolutamente poco. Allora, vediamo se riusciamo a metterci nel punto giusto per caricare il nostro bel olio d'oliva. E ok, dicevo, siamo a 5.000 visual a video sulla serie Old Italy, mentre qua insomma più o meno siamo sulle 2.000-3.000 col tempo, diciamo per le ultime puntate, e quindi la Old Italy si presenta come la serie italiana di maggior successo per ora, mentre questa la facciamo diventare la serie posizionabile, quindi ovviamente alleviamo animali, coltiviamo i campi eccetera eccetera, però facciamo anche tutte le lavorazioni possibili con i posizionabili, un po' alla volta li portiamo avanti, e chi è appassionato di mod posizionabili, di attività alternative oltre al seminare, imballare fieno, paglia, trebbiare eccetera eccetera, chi è appassionato di tutte queste attività alternative può seguire questa serie, così magari vede anche come funzionano, se le può scaricare, le può utilizzare nella propria serie. Chi ha la passione per queste cose ha trovato diciamo la serie giusta, mentre per chi preferisce vedere lavorare i campi magari anche alla maniera italiana, facendo tutte lavorazioni con mezzi italiani, allora segue la Old Italy ed è diciamo tutta un'altra carriera, tutto un altro tipo di gioco, anche perché con la soil mod è comunque un altro modo che abbiamo di giocare. Allora, teoricamente possiamo vendere, teoricamente sì, praticamente anche perché abbiamo già scaricato. Ok, scarichiamo anche questi e abbiamo venduto olio d'oliva e olive in salamoia. Ora è il momento di andare a prendere il pane, quindi andiamo a prendere anche il pane, facciamo un po' di giretti. Questa puntata qua ragazzi è dedicata a questo, facciamo il giro di raccolta di tutti i prodotti, poi vediamo quanto ci mettiamo, se abbiamo ancora del tempo da dedicare, magari andiamo avanti alla giornata di gioco di domani e iniziamo anche a rifornire tutti i nostri diciamo posizionabili, come per esempio di farina una cosa e l'altra, insomma adesso vediamo. Intanto iniziamo a vendere e domani pensiamo a fare il resto, a rimettere in quadro la produzione. Ora qui bisogna fare due giri per forza di cose. Allora, fatemi vedere un attimo, laggiù abbiamo l'olio d'oliva, è a posto, qua siamo al panificio ed è a posto, poi abbiamo lassù zuccherificio, sale, quelle cose lì possiamo lasciarle lì,
L'unica cosa che dobbiamo vendere ancora sono i formaggi freschi. Allora, carichiamo anche questo tipo di pane. Ok. Poi dobbiamo tornare purtroppo indietro perché abbiamo tre prodotti e un camion che ne carica due. Ok, quindi due tipi di pane li abbiamo caricati. Non so se riusciamo ad uscire senza fare danni. Ok, che quasi quasi. Facciamo una bella roba, quasi quasi. Non so se riesco senza sfasciare il camion ad entrare di qua, così ci andiamo a prendere l'altro camion e poi ci vendiamo tutto in follow me. Ovvero andiamo avanti e indietro con due camion, quindi portiamoci questo qua, entriamo dentro se no non vedo dove vado, portiamoci questo qua in posizione qua dentro. Ok, giriamoci pure. Perfetto, andiamo a prenderci, ci andiamo a prendere l'altro camion, quindi lasciamolo qua, diamo un'acceleratina, passiamo pure in mezzo al recinto delle mucche. Buongiorno, signore mucche. Allora, andiamo di qua. Eccoci qua, qui abbiamo l'altro camion e con questo, se riesco a salire, possiamo fare il trasporto dei prodotti freschi, perché ci serve il camion frigo per fare il trasporto dei prodotti freschi. La nostra uvetta l'abbiamo piantata, sta crescendo, però finché non è pronta non la possiamo andare a raccogliere. Questo è un motivo per la quale sto risparmiando ancora qualche soldino, perché poi ci servirà, dovremo comprare la cantina, costerà mi sembra 250.000 euro solo quella, e quindi arriveremo già sotto i 500.000. Poi vediamo se vogliamo fare altre cose, perché potremmo iniziare anche con la produzione della birra, quindi mettere giù il luppolo. Cioè, volendo spendere, adesso investiamo le mucche, passiamo in mezzo, bam! Non è molto realistico quello che ho fatto, però c'è anche da dire che quando tu gli vai a dare da mangiare, sei lì dentro che manovri cercando di non prendere, loro all'improvviso si girano, ti passano dentro il trattore, quindi insomma bug contro bug, o meglio irrealismo contro irrealismo. Ok, quindi qua zucchero ne abbiamo, sale sarà pieno come al solito. Ok, il sale non si può vendere, quindi non so neanche se è il caso di raccoglierlo lo stesso il sale. Poi magari domani vediamo, se vediamo che il nostro posizionabile con le olive è a posto, il sale lo lasciamo lì, non stiamo neanche lì a spostarlo. Quindi adesso faccio questo pieno, andiamo a fare questa vendita, dopo mi faccio un altro giro dietro le quinte e magari ci troviamo alla giornata di domani per fare le rimanenti cose. Sempre ovviamente spostamenti con camion vari, con i posizionabili, però li facciamo di giorno che almeno ci si vede qualcosa, se no. Vediamo quanto ce n'è da caricare. Facciamo i big money stavolta. Non abbiamo neanche caricato tutto. E vabbè, allora carichiamo un secondo prodotto, magari poi finiamo dopo. Ah, porca vacca. Eh sì, speriamo di farci stare tutto, far stare gli altri prodotti interamente sul camion.
di non dover fare un terzo giro addirittura. Comunque per voi non sarà un problema perché tanto me lo faccio dietro alle quinte. Allora andiamo, vediamo se dagli specchietti non vediamo niente, quindi per capire se ci segue il nostro socio, che ci sta seguendo, perfetto. Allora andiamo a far la vendita. Sta diventando un mix tra Euro Truck e Farming questa serie. Però insomma, come dicevo prima, per chi piacciono queste cose, è un modo diverso di giocare la serie. Qua, se non sbaglio, dobbiamo andare a destra. Ok, qua. Il nostro socio vedo dalla mappina che ci segue. Ok, queste sono le nostre vecchie tracce del percorso che abbiamo fatto prima. Ok, siamo tornati di nuovo al Lidl, il nostro punto vendita. Giriamoci di qua. Ok. Scarica. Stiamo scaricando. No, che mi dà. Ok, adesso è partito. Diciamo che qua il trigger viene sentito e non viene sentito. Ok, due tipi di pane venduti. Ora facciamo la stessa cosa con i tipi di latte. Lì, come siamo messi lì, dovremmo essere a posto per riuscire a scaricare. Infatti, quindi Q scarica. Perfetto. Non mi ricordo se il latte, se i formaggi e il latte qua si vedono, ma mi sembra di no. Peccato che non si vedono a livello grafico. Allora, aspettiamo che finisca qua. Però vediamo che di milk ne abbiamo. Siamo arrivati a 18.000 litri. Peccato che proprio per quel ciccinino lì non c'è stato, comunque pazienza. Boh ragazzi, mi scarico ancora quei pochi litri di latte e noi ci vediamo più tardi quando mi sono levato questo problema, mi sono fatto il secondo giro per quanto riguarda i formaggi freschi. Allora ragazzi, abbiamo venduto tutto il pane, abbiamo venduto tutto quanto riguarda il prodotto fresco, quindi latte, crema caffè, formaggio, eccetera, eccetera. Siamo andati avanti al mattino, qualche soldo l'abbiamo guadagnato, infatti siamo arrivati a 773.000 euro da 711 che eravamo, e con la vendita appunto dei prodotti che abbiamo fatto. Tolte ovviamente le spese di tutti i mezzi, quindi insomma abbiamo fatto un buon ricavato con la vendita dei prodotti. Ora siamo giunti a mattina, anche se non è una splendida giornata, non ci possiamo fermare, lavoriamo lo stesso, lavoriamo anche se piove, e iniziamo con il trasporto delle farine. È ora di trasportare le farine al mulino, scusate, al panificio. Poi andiamo a prendere lo zucchero che probabilmente lo andiamo a vendere perché mi sembra che il panificio abbia già abbastanza zucchero. Comunque adesso quando andiamo a fare lo scarico vediamo con certezza. Speriamo che ci stia tutto quanto, ma non credo che abbiamo una produzione di farina così elevata. Intanto vedo che continua a caricare. Ok, quindi trasportiamo tutto in un unico giro.
seconda farina in carica. Qua dobbiamo anche portare il latte alla latteria. Abbiamo un po' di cose da fare. Ci siamo, non ci siamo. E beh, insomma, facciamo un bel carico di farina, facciamo. Poi devo controllare quanta acqua c'è nel panificio, se ne serve ancora alla fabbrica di olio d'oliva. Teoricamente spero che sta caricando. Teoricamente sì. Vediamo un attimo qua come siamo messi. Acqua, no, scusate. E allora mais non ce n'è più. Praticamente bisogna portare un rimorchio di tutto, un rimorchio di frumento, un rimorchio d'orzo e un rimorchio di mais. Bisogna fare un bel pieno anche qua, quindi anche questo è un lavoro da fare. Chissà se riusciamo a fare tutto su sta puntata, ma ho un po' di dubbi che riusciamo a fare tutto quanto. Comunque quello che riusciamo a fare facciamo, e quello che non riusciamo a fare facciamo nella prossima puntata. Qua siamo praticamente a posto. Adesso andiamo a scaricare in panetteria il sale. Adesso vediamo come siamo messi, ma penso che per oggi lo lasciamo lì. Se il nostro amico arriva, mi sa che il nostro amico si è incasinato. Vabbè, andiamo a scaricare noi, al limite poi facciamo un piccolo taglio, un piccolo stacco, mi vado a prendere l'altro camion. E così nel frattempo do anche un'occhiata come siamo messi a sale, all'olio d'oliva, per capire se serve sale di là, se no lasciamo tutto quanto a casa, cioè lasciamo tutto lì in fabbrica e ci pensiamo domani, perché è inutile che continuo a rimpinzare di sale, che tanto non lo posso vendere il sale. Ma se non serve lo zucchero, infatti qua di zucchero ce n'è già 15.000 e quindi lo zucchero ce lo andiamo a vendere. Ok ragazzi, allora piccolo stacco che mi vado a recuperare il nostro socio che si è perso e poi ci ritroviamo per lo zucchero. Ma non si è perso, ma si è solo schiantato. Boh, allora abbiamo fatto in fretta. Stacchiamo solo la follow me. Credo di avere un gatto che vola per casa, perché sento saltare da una parte all'altra. Ok, allora andiamo a scaricare anche questo, visto che abbiamo il camion in mano, prendiamo lo zucchero e poi vediamo un attimo, penso che mi andrò a prendere il latte. Ok, farine, ci siamo. Qua di acqua come siamo messi? Sale ce n'è, non serve l'acqua qua, water, 9.000 litri, quindi magari anche con l'acqua per oggi siamo a posto qua. Allora andiamo a prendere, che si va, no, di qua non si entra, vabbè, allora facciamo un giretto in cortile del signore. Niente, mi sto rimbambendo ragazzi, ho sbagliato strada un'altra volta, facendo la manovra non l'ho vista e quindi passiamo qua in mezzo al nostro garage. E così andiamo a riprendere la strada. Eccoci qua, andiamo a caricare lo zucchero
quindi poi bisognerà portare le barbabietole per fare altro zucchero per domani. Ok, carica zucchero in corso. Facciamo carica zucchero in corso. Dopo cosa che resterebbe da fare? Le barbabietole per fare lo zucchero, il latte, il frumento e praticamente basta. C'è frumento orzo e mais per il mulino e basta in teoria. Quindi magari potrei adesso prepararmi tutto una volta che ho venduto lo zucchero e così vediamo come chiusura della puntata lo scarico del latte alla latteria, il frumento, l'orzo, il mais, eccetera. Quindi, ok, zucchero a posto. Andiamo a vendere tutto quanto. Ho visto che ormai qua è diventato territorio nostro, anche questo perché ci abbiamo fatto il nostro garage, passiamo di qua. Andiamo a riprendere la strada. Ok, oh, 20.000 litri di zucchero, non male. Di qualche altro soldino che arriva anche da qua. Ok. Poi vediamo nella giornata di oggi, ma non in questa puntata, se abbiamo frutta da raccogliere. Vediamo l'uva come è messa. Ecco là, lo zucchero come vedete è sparito, l'olio e tutto quanto è sparito tutto perché è stato venduto e via. Ok ragazzi, allora mi organizzo per andare a fare i prossimi scarichi e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora la squadra mulino è pronta, quindi siamo pronti ad andare a scaricare i cereali al nostro mulino. Ho già preparato il carico di barbabietole, ho già riempito una botte di latte, ma ormai abbiamo una produzione di latte così massiccia che un camion una botte alla volta non basta più per trasportare tutto il latte, quindi andremo ad acquistare anche una seconda botte per il latte. Ora vediamo se riusciamo ad arrivare tutti quanti al mulino. Quindi abbiamo un carro di frumento, un carro d'orzo e un carro di mais. E se ce la facciamo, se arriviamo tutti e tre, andiamo a scaricare. Per ora sembra che non abbiamo problemi. Abbiamo il nostro friend dietro che ci segue senza problemi e poi l'altro trattore, non mi ricordo manco più io che cos'è, ogni tanto vado a laggare pure io, quindi abbiamo il friend e laggiù il same, abbiamo riesumato il same ragazzi. Ok, torniamo all'interno cabina, che se viaggiamo dall'interno cabina in certe situazioni abbiamo anche meno problemi di grafica, evidentemente carica meno texture, non lo so, avendo una visuale più ridotta forse carica meno texture il gioco ovviamente. Ok, allora noi siamo passati, il primo sembra che sia passato, il secondo sembra sia passato. Perfetto, allora è il momento di fare lo scarico. Vediamo che cosa abbiamo qua. Noi abbiamo frumento al momento.
via di scarico. E qua ci siamo. Ok, anche col fend siamo a posto a scaricare. Sul fend abbiamo orzo. Via di scarico anche il nostro bel fend. Spostiamoci ancora un po' avanti quando ha finito, così scarichiamo anche il mais. Ok. Un po'. Fino. Anche il same non si è cavata affatto male, nonostante che abbia un bel... Hop, saltato il fosso. Che abbia un bel carico da trasportare. Ok, siamo a posto anche qua, vediamo un attimo come siamo messi col mulino. Allora, ma no, imbecille, ma che scemo che sono, ragazzi. Ho scaricato, sono andato a vendere piuttosto che scaricare. Ma porca la miseria, niente, ce lo dobbiamo, ragazzi, aggiustare nella prossima puntata sto lavoro qua, perché sono un pirla. Sono un pirla e ho sbagliato. Buonanotte. Quindi stacchiamo la follow me qua. Stacchiamo la follow me anche qua. Qua non so se ho staccato la follow me o se ho solo acceso i fari. No, ho staccato la follow me. E niente, andiamo a fare il discorso latte nella prossima puntata. Sistemiamo questo discorso qua, lasciamo lì i mezzi per ricordarci e basta. Nella prossima puntata facciamo quel lavoro lì e poi vediamo, probabilmente non so se fare alimentazione animali o qualcosa del genere, adesso vediamo. Comunque andiamo in categoria mod su Carribotti di Kwami, dovremmo avere la nostra Cotto Universal, ne compriamo un'altra bianca. Ok, andiamo a fare il carico del latte, quindi scarichiamo latte, scarichiamo, cioè carichiamo quei 18.000 litri di latte che sono rimasti, scarichiamo latte e barbabietole e per questa puntata siamo a posto. Poi nella prossima, come detto prima, sistemiamo quel discorso lì dei cereali. Diciamo che non li abbiamo venduti per niente, perché comunque di soldi li abbiamo presi, però se li avessimo venduti in offerta il guadagno sarebbe stato diverso. Facendo un altro carico di orzo, mi sembra che di orzo ne abbiamo poco, dopo si renderà necessario andare anche a trebbiare dell'orzo. Rifaremo anche quei lavoretti lì. L'unica cosa che ci consola è che abbiamo preso un po' di soldi, dai. Quanto avremmo fatto? Un 150.000 più o meno sì. Magari voi ve la state ridendo della grossa e mentre io scaricavo alla vendita voi vi stavate chiedendo: ma non doveva ricaricare il mulino? Cosa sta combinando questo imbecille? E infatti avete ragione, sono proprio un imbecille, perché ho buttato via una roba come 150.000 litri, dice, buttato via tra virgolette, nel senso che li ho scaricate dalla parte sbagliata, un circa 150.000 litri di cereali, quando invece ci servivano per fare farine. Comunque vabbè, pazienza, non importa, dai. Prossima puntata aggiustiamo. Allora, come vedete lì davanti ho un'altra cisterna di latte che è già carica. Là davanti ho 40.000 litri di barbabietole da portare a fare zucchero, quindi ci assicuriamo altri 20.000 litri di zucchero. Qui intanto siamo arrivati a 15.000 litri di latte, se non ricordo male dovremmo averne 18.000 o 19.000 ancora, sì, 19.500, ok. Allora mettiamo in follow me anche questo, sempre che me lo prenda, sì, me l'ha preso.
La Follow Me dovrebbe essere già attaccata, attiva per quanto riguarda... O no? Forse no. Forse mi devo attivare la Follow Me anche qua. Ctrl F, perfetto, quasi non era attiva. Ora, se non mi spingi via... Grazie. Ok, la squadra Mulino ha fallito la missione, vediamo se la squadra Latteria e Zuccherificio funziona un po' meglio. Tanto ho visto che a livello grafico il numero di mucche è aumentato, quindi credo che siano cresciute delle altre mucche nella notte e gli altri vitellini siano diventate mucche. Infatti vediamo. Mucche ne abbiamo 61, forse eravamo a 58, 57. Quindi abbiamo anche le mucche a posto. Allora, qua scarichiamo le nostre barba barba. Intanto arriva anche... Adesso sto qua mi tampona, no, si è fermato. Quindi queste le abbiamo scaricate, scarichiamo anche queste barba qua. Le portiamo già lavate in sacchi, confezionate, pulite, pronte da usare. Ora mettiamoci allo scarico del latte. Ovviamente non scarichiamo con questo, ma scarichiamo con la botte del latte se arriva. Vediamo. Fermiamoci lì, che dovremmo essere a posto per scaricare il latte. Pastò. No, forse dobbiamo andare avanti, o stacchiamo un attimo la Follow Me. Eccolo qua, scarica. Quindi facciamo scaricare anche questo qua. E quindi ragazzi, direi che anche per questa puntata siamo a posto. Mi scarico le due cisterne di latte e mi porto i mezzi in farm. E per oggi abbiamo finito, quindi noi ci vediamo nella 74 Nord. Ciao ciao!